Ciao a tutti Cucci e ben ritrovati dal vostro Andrelink91 in un nuovo capitolo di Inazuma Eleven. Tu sei il frutto di lunghi anni di ricerche, il mio guerriero supremo, o grande Byron. Saprai ripagare ciò che ho fatto per te, regalandomi una vittoria perfetta? Lasci fare a me. Grazie alla forza che lei ci ha donato, comandante, noi della Zeus non potremo mai perdere contro la Raimon. Il club di calcio della Raimon Junior High. Poveri stolti che cercano di opporsi al mio potere. L'Inazuma Eleven non è altro che una mera fantasia, e io lo dimostrerò una volta per tutte. Gli farò vedere cosa succede a chi osa sfidarmi. Andate voi, diffondete il nettare degli dèi in tutta la città. Agli ordini. Gli farò capire che la vittoria è tutto. E poi, che opporsi a me è come opporsi a una divinità. Capitolo 10. Chi saranno i campioni? Siamo davvero agli sgoccioli. La partita contro la Zeus è imminente. E pensare che fino a poco tempo fa giocavamo ai videogame e leggevamo fumetti senza pensare al calcio. Invece adesso ci attende la finale del Football Frontier. Sembra quasi un sogno. Già, minacciavano addirittura di chiudere il club. Se ci penso adesso non mi pare vero. A quel tempo non sapevamo niente di Dark e dell'Inazuma Eleven. Però grazie all'aiuto di tante persone siamo riusciti ad arrivare fin qui. Non possiamo assolutamente perdere. Sì. Ehi, Mark. Oh, Axel. Ora che ci penso, la rinascita del club di calcio è concisa con il suo arrivo. Scusami, ma arriverò un po' in ritardo all'allenamento di oggi. Che succede? Dov'è così di fretta? Devo andare subito in ospedale. Ospedale? Non sarà mica accaduto qualcosa a Giulia? No. Beh, non lo so ancora. Ma sembra che all'ospedale stia arrivando gente da tutta la città e ora c'è una gran confusione. Come? Ma che sta succedendo? Non ne ho idea, ma devo andare a controllare. Cominciate pure ad allenarvi senza di me. Aspettami, Giulia, sto arrivando! Axel! Aspetta, vengo anch'io con te. Anch'io, Mark. Che sarà successo? Un'epidemia? Oppure... ho un brutto presentimento. Ok. Iniziamo, andiamo all'ospedale come prima cosa. Ma i giocatori in teoria dopo ogni capitolo dovrebbero ricaricarsi. Ah, pensavo che Axel fosse già andato. Vabbè, se viene con me è uguale. Vediamo un po'. Sì, sono tutti quanti carichi. Nello scorso video l'ho messo in sovraimpressione che praticamente Eric Eagle, io non mi ricordavo quando imparasse il volo della Fenice, ma lo impara al 47. E penso che mi toccherà allenarmi davvero per sconfiggere la Zeus. Voglio dire, non è che voglio imparare a tutti i costi Eric Volo della Fenice, però se ci riuscissi, insomma, sarei davvero ad un livello alto. Ho alcuni giocatori ancora sotto il livello 30, quindi allenarmi mi servirebbe. Ma intanto vediamo cosa c'è da fare. Celia, cosa sta succedendo? Mark, siamo nei guai, è da stamattina che vengono ricoverate sempre più persone con strani sintomi. Ma che sta succedendo in città? Maledizione. Dicevo io che quell'acqua che ho bevuto questa mattina aveva uno strano sapore. Tutto bene? Quell'uniforme, tu sei uno studente della Raimon, vero? Sì, è così. C'è la voce che il club di calcio della Raimon abbia inquinato l'acqua della città. Come avete potuto commettere un gesto tanto orribile? Aspetti un attimo, che stai dicendo? Perché mai avremmo dovuto fare una cosa del genere? Non lo so, ma è comunque colpa vostra. Che cosa è diventato una capra? Oh mio Dio, che figata! Ma certe cose proprio vanno crepa dalle risate perché non te le aspetti. E il bello è di non ricordarsi questi piccoli particolari che poi quando li vai a rivedere dopo tanti anni ti fanno sganasciare. Troppo bello. Cosa? Pare che i sintomi non si limitano a un semplice mal di stomaco.
Eppure ho la sensazione di aver già visto qualcosa del genere. Piuttosto, Axel, tua sorella sta bene? È vero! Giulia, Giulia! Aspetta, Axel! Sempre di corsa. Non si stancano mai. C'è una canzone un po' volgare, ma evito di cantarla perché sennò dopo YouTube mi leva la monetizzazione e devo spiegare tutto quanto e non ci ho voglia. È la prima volta che vedo così tanta gente in ospedale. Ma che starà succedendo? È come se non bastasse, quel tipo di prima ha detto che la colpa è della Raimon. È molto sospetto, secondo me c'è qualcosa sotto tutta questa strana faccenda. Che intendi dire? Non farmi spaventare, Celia. Oh oh. E voi chi sareste? Aspettate, che volete? Naturalmente loro rapiscono delle ragazze di fronte a centinaia di persone. Sì, vabbè, saranno centinaia, arrivano tutta la città, arrivano, quindi saranno centinaia, no? Credo. Giulia. Dorme. Meno male, è sana e salva. Mi sono davvero spaventato. Bene, Giulia, ora che ti ho vista e sono più tranquillo, posso andare. Presto ci sarà la finale del Football Frontier. Tornerò da te vittorioso. Fino ad allora, tieni questo ciondolo per me. Ti proteggerà mentre sarò via. Ti ricordi di Mark? È lui che mi ha spinto a riprendere a giocare. Da allora molte cose sono cambiate. Quella che era considerata una squadra di schiappe ha raggiunto la finale del torneo nazionale. Ma ci sono anche cose che non cambiano, come il legame tra noi due. Sono convinto che se vincerò il torneo, riuscirò a lasciarmi il passato alle spalle. E tu ti aprirai finalmente gli occhi. Forse è una sciocchezza, ma se si avvererà, ti prometto che staremo per sempre insieme, Giulia. Axel, tienilo con te. Cosa hai detto? Hai parlato? Ehi, Giulia, ti sei svegliata! Giulia! Si è addormentata di nuovo. Giulia, so che riesci a sentirmi. Vincerò la finale, lo farò per te. Giusto, Axel. Di certo Giulia si sveglierà presto. Me lo sento, so che è così. Com'è che dicevi tempo fa, crederci fino in fondo. Pronunciate da te, queste parole mi ispirano una grande fiducia. Sei proprio unico, tu. Allora torna ad allenarti con noi per far risvegliare tua sorella. Sì. Ah, qualcuno ci aiuti! Che succede? Quelle erano le voci di Silvio e Celia. Sembra qualcosa di grave. Le grida provenivano dall'esterno dell'ospedale. Sarà successo qualcosa? Esci dall'ospedale. Non ci avrei mai pensato. È una cosa troppo difficile per me da realizzare. Grazie, gioco, per farmi capire che sono un idiota. Tutto tranquillo, centinaia di paia di scarpe, ma va bene. Ehi, voi, che state facendo? Mark, questi... Ehi, dov'è il direttore della Raimon? Dovrebbe essere ricoverato in questo ospedale. Per colpa del club di calcio della Raimon, tutta la città è stata ridotta così. Ma che state dicendo? Noi siamo della Raimon. Come sarebbe a dire che è colpa nostra? Lo abbiamo sentito dire dagli uomini vestiti di nero. In tutta la città non si parla d'altro. Il club di calcio della Raimon e il direttore della scuola hanno messo qualcosa di strano nell'acqua. Cosa? Perché mai dovremmo fare una cosa del genere? Io che ne so. Oh, dovete essere eliminati. Ma che fate sul serio? Forse ho capito cosa sta succedendo. Loro probabilmente. Maledetti, cosa avete intenzione di fare? Signor Smith, cosa credete di fare mettendovi in tanti contro dei ragazzini? Perché non ve la prendete con me piuttosto? Lunga vita comandante Dark. Cosa ha detto? Ora, un attimo. Quelle sono persone della città. Ok, il nettare degli dèi che hanno riversato per tutta la città, come detto appunto all'inizio della scena, prima scena, sta facendo trasformare tutte quante le persone. Ma non penso che nel nettare degli dèi ci sia qualcosa che ti faccia dire lunga vita al comandante Dark, perché tu non dovresti neanche sapere chi è questo Dark. Tu hai solo assunto una bevanda che ti ha reso più forte, che poi è quello che fa il nettare degli dèi. Lo spiegherà più avanti, però, insomma, prima avete visto quello che saltava come uno stambecco, insomma.
un po' ci si arriva a capirlo, senza neanche dover andare troppo avanti nel gioco per capirlo. Ok, quindi come fai tu a sapere che è stato Dark? Non è che nella cosa c'è un qualcosa che si attacca al tuo DNA e quindi il tuo cervello riesce a scoprire chi è Dark. Cioè, qua stiamo parlando di medicina proprio molecolare che va ad attaccarsi al tuo DNA, ti scombina tutto quanto. Insomma, è complicata come cosa. Io non ho studiato medicina e neanche scienza, quindi sono solo cose che ho letto in giro e sentito da scienziati veri, appunto, non da persone che non senza arte né parte. Quindi, insomma, un po' so di cosa sto parlando, perché l'ho sentito da persone che hanno veramente studiato scienza e medicina. Quindi sto solo riportando quello che ho sentito. Però, insomma, è una cosa un pochino complicata, eh? Non pensate anche voi? Dai. Ehi, come sarebbe a dire Comandante Dark? Come pensavo, si tratta dello stesso lavaggio del cervello, della brainwashing. Già, quel Dark è un vero farabutto. Però, come avrà fatto a soggiogare la mente di così tante persone? Non ho utilizzato lo stesso congegno. Stavolta sembra qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso? Ora che ci penso, quei tipi hanno detto qualcosa a proposito dell'acqua. Quelli volevano il direttore. Forse dovremmo sincerarci se è tutto a posto. Ah, e ora come faccio? Infermiera, il direttore... Il direttore della Raimon sta bene? Non si riesce a trovarlo da nessuna parte? L'ho perso di vista un attimo per vedere la confusione. Cosa? Le cose si complicano. Ora la città è invasa da gente che si comporta come quei tizi di poco fa. Il direttore è in pericolo. Dovremmo trovarlo subito. Dove potrebbe andare il direttore in un momento del genere? Proviamo a chiedere a Nelly. No, la faremo preoccupare. Stai parlando di Nelly? Che strano, Mark, preoccuparti così tanto per lei. Beh, a causa dell'incidente è piuttosto a terra. Però il direttore dove sarà finito? Dove potrebbe essere Sonny? Ehi, se non sbaglio, quello è... Signorino Mark! Lei è segretario della famiglia Raimon. Ci siamo già premurati di mettere in salvo il signor Raimon. Davvero? Allora il direttore sta bene. Sì, tuttavia adesso si trova in una situazione estremamente pericolosa. Perché? Non l'avete fatto uscire da qui? Sì, ma ha detto che vuole parlare assolutamente con lei in privato, signorino Mark. La sta aspettando alla torre. La torre? Perché proprio lì? Saprà dettagli direttamente dal signor Raimon. Le suggerirà di affrettarsi, considerato lo stato in cui versa l'intera città. Si trova in un luogo molto esposto. Nei dintorni ci sono guardie a sufficienza, ma il signor Raimon è in cima alla torre da solo. Insiste con il volerle parlare in quel luogo. La prego, si sbrighi, signorino Mark. Sonny, che abbia intenzione di rivelargli ogni cosa? Mark, qui ci pensiamo noi. Tu faresti meglio a raggiungere la torre, e in fretta. D'accordo, ci vado subito. Wow, davvero ragazzi? Oh, c'è Nelly! Mio padre è alla torre e dice di voler parlare con Mark, ma perché mai vorrà incontrarlo proprio in quel luogo? È tutto così assurdo, devo andare a controllare. Nelly, dove stai andando? Nel primo videogioco e anche nel secondo, diciamo che Silvia prova qualcosa di più di semplice amicizia per Mark, però poi in Inazuma Eleven Go lei è totalmente, oddio totalmente, sì, diciamo che per Mark non prova più nulla che semplice amicizia ed è molto più presa da Eric Eagle, che però sta in America, ma quando ci arriveremo in Inazuma Eleven Go vedremo più avanti poi, insomma, come vanno le cose. Quindi gli uomini vestiti di nero hanno messo in giro queste dicerie. Bisogna saperne di più al riguardo. È il momento di spoderare la mia abilità investigativa. Ecco, tingiti i capelli di rosso e mettiti una maglia arancione e diventi Velma di Scooby-Doo, ok? Non so perché ho fatto quella battuta, ma mi è uscita da sola. Davvero, non avevo proprio tutta questa intenzione di farla, però, boh, mi è uscita. Ma il signor veteran? Ah, questa è passatecnica, ok. Ah, interessante sta cosa.
Kill? No, non me la ricordavo per niente questa. È questo che fa grande bello rigiocare un gioco che non tocchi da diversi anni. Il fratello passa tecnica, cioè uno dei veteran. Che se lo ricordava quello? Molto utile come personaggio, perché metti che voglio passare da più forme di Nazo, ma Kevin invece che farlo tenere ad Axel, oh, non avendocelo più posso farlo. Però mi sa che si paga. Soldi finti ovviamente, qua non c'era ancora... Non era molto sviluppato il gioco, non era ancora come oggi che ci sono i DLC e cose varie. O meglio, c'erano, ma non c'erano per Inazuma Eleven. Anzi, ci sono molte cose scaricabili, a dire il vero, da Inazuma Eleven. Ci sono stati fino a che non hanno chiuso i servizi per Nintendo DS. Ah, mi piacerebbe un sacco potermi ricollegare un'altra volta, anche solo per scaricare quelle c'è una chiave specifica, non mi ricordo per cosa, ma serviva forse ad aprire una porta, non mi ricordo, delle tecniche e qualche oggetto forse, anche dei giocatori, o meglio, so per certo che se non avessero chiuso i servizi ci sarebbero ancora. Non erano a tempo. Non erano assolutamente a tempo. Infatti dal 2008 fino al 2012, fino a quando hanno chiuso i servizi, su Inazuma Eleven 2 ancora potevo scaricare roba. Infatti nel 2012, l'anno che è uscito il gioco Inazuma Eleven 2, ho scaricato appunto, proprio agli sgoccioli ero, ho scaricato appunto giocatori, dati, insomma tutte quante cose così. Direttore, sta bene? Mark, non preoccuparti per me. Questa città piuttosto è in grande pericolo. Tutto questo è opera di Dark, vero? Già. Questa mattina qualcuno dei suoi scagnozzi ha messo una sostanza di qualche tipo nell'acqua della città. Pare che sia stata sintetizzata in un laboratorio militare. Prendere di mira non solo noi, ma anche altra gente innocente. Dark ha superato ogni limite. E anche la forza schiacciante dei giocatori della Zeus. Molto probabilmente... Crede che abbia a che fare con questa sostanza? Proprio così. Mark, ti prego, fate molta attenzione durante la partita con la Zeus. Va bene, ma la forza che ottengono grazie a quella sostanza è solo un imbroglio. La vera forza è quella che ho imparato grazie a mio nonno e ai miei compagni. Il segreto della vittoria sta nella fiducia verso i propri compagni, non in qualche fantomatica sostanza. Non riusciranno mai a batterci. Bene, conto su di te, Mark. Sai, mi ricordi David. Ora, ho detto David. In un episodio ho letto David come David. Perché stavo guardando un video tedesco. E lì David si dice David. Allora, talmente concentrato a ripensare ancora a quel video, che ho letto David come David. Anche se c'è il David di Michelangelo, quindi... Non lo so, però David inglese va letto David, ok? Senza dubbio siete degni di portare il nome della leggendaria Inazuma Eleven. Portare il nome della leggendaria Inazuma Eleven. La vostra abilità è già sufficiente, ma il vostro momento non è ancora arrivato. Quando sconfiggerete Dark e riporterete la pace in questa città, solo allora diventerete la vera Inazuma Eleven. La vera Inazuma Eleven. Esatto. Sapevo che avrei dovuto dirtelo proprio in questo luogo, a tutti i costi. Mark, sopra questa torre, riesci a vedere il simbolo? Sì. Quarant'anni fa, quando in questa città c'era la Inazuma Eleven, questo simbolo brillava di una luce splendente. Era il simbolo di pace della città. Vedendo quella luce, i suoi abitanti vivevano in armonia e prosperità. Ma quando l'Inazuma Eleven scomparse, quella luce si affievolì fino a spegnersi del tutto. Quando la luce verrà riaccesa e in tutta la città tornerà la pace, quello sarà il segno che la vera Inazuma Eleven è tornata tra noi. La vera Inazuma Eleven. Mark, sconfiggi Dark e dona nuova luce a questo simbolo. Solo tu puoi farlo, tu che sei l'erede di David Evans. Finora vi siete allenati in vari punti della città. Da ora, fino alla partita con la Zeus,
Dovrete girarli tutti ed esercitarvi fino allo stremo delle vostre forze. Ovviamente, farò qualsiasi cosa in mio potere per aiutarvi, basta che me lo chiediate. Grazie, direttore. Le dimostreremo che abbiamo la stoffa per diventare la vera Inazuma Eleven. Mark, mi raccomando, il nostro futuro, il futuro dell'intera città, dipende da voi. Conti su di noi. Dobbiamo cominciare il nostro ultimo allenamento e non ci fermeremo fino al giorno della partita con la Zeus. Bene. E allora, alleniamoci! Padre, ho sentito tutto, è vero ciò che hai detto? L'acqua della città è stata contaminata con una sostanza. Nelly, non voglio che tu ti intrometta. Cosa farei se ti accadesse qualcosa? Ma padre, come posso restarmene in disparte quando il resto della squadra corre un grave pericolo? Nelly, sono sicuro che anche loro sarebbero più tranquilli se tu fossi al sicuro. Ti ordino di rimanere fuori da questa storia. No, anch'io posso essere utile. Non voglio stare a guardare. Io sono la manager del club di calcio. Anche se non sei d'accordo, io devo aiutare la squadra. Nelly. Vediamo cosa potrei fare. Non sono ricca e non sono brava a raccogliere informazioni. Però... E giunse la vigilia della finale con la Zeus. Domani ci sarà la finale con la Zeus. È l'ultimo giorno disponibile per allenarsi. Dobbiamo impegnarci fino al limite. Quando abbiamo finito, torniamo alla sede del club. Bene, Cuj! Ho deciso finalmente di fare in due parti questo episodio. Negli ultimi due giorni ci ho pensato davvero molto e ho deciso che lo farò in due parti. Ero indeciso se farlo in una o in due parti, appunto. Perché... beh, insomma, è un po' particolare la cosa. Devo allenarmi davvero tanto per battere la Zeus. Mi ricordo che è molto forte. E il livello a cui sono ora... cioè, guardate, Jack è ancora al 29, non è neanche al 30. Sanford al 30 deve ancora allenarsi, almeno al 35. Talisman, non lo alle... cioè, non è che lo... mi serve in squadra, però lo volevo più che altro per un mio capriccio. Questi altri qua, niente, giusto per un mio capriccio, lo stesso. Insomma, devo portare almeno Jack al 35 e anche Sanford. Poi devo far salire Jim, anche lui al 35. Insomma, c'è un po' di lavoro da fare. Quindi cugino, non posso fare altro che ringraziarvi per aver seguito anche questo video. Spero che possa esservi piaciuto. In descrizione, come sempre, trovate il link per Twitter. Ci vediamo domani con la finale di Inazuma Eleven. La finale contro la Zeus. Bye bye!